Buonasera a tutti, questa sera tocca a me e vorrei parlarvi di quattro esperienze personali vissute negli anni passati a titolo personale come volontario culturale in occasioni di calamità varie e quindi interventi di protezione civile, che è una parte del nostro obiettivo che ci eravamo posti all'inizio e che poi abbiamo un pochettino accantonato per una serie di motivi. Il motivo principale è che la protezione civile anni fa, 30-40 anni fa, praticamente non esisteva o esisteva in maniera molto, molto limitata. Ma in questi ultimi decenni è andata crescendo in maniera esponenziale e si è data una struttura e si è data una organizzazione che adesso ci consente, da quel punto di vista, di vivere abbastanza tranquilli, di avere degli interventi molto repentini e molto qualificanti già fin dal momento in cui si verifica un evento. Ecco, anni fa questo non succedeva. E allora io vi vorrei parlare del terremoto del Friuli nel 76, andiamo un po' indietro, poi il terremoto Umbria e Marche 97, un'alluvione in Piemonte nel 2000 e di un intervento a Torino tra il 95 e il 2000. Partiamo con il primo caso, il terremoto del Friuli 1976. Il maggio del 76 succede questo forte terremoto. Nel 76 la protezione civile praticamente non esisteva, ma è proprio da quell'esperienza lì che è nato proprio la struttura di protezione civile a livello nazionale, come pronto intervento, eccetera, eccetera. Allora il Friuli è stato colpito in maniera molto, molto grave e uno degli interventi che sono stati richiesti dalle strutture pubbliche allora esistenti è stato quello anche di chiamare i volontari culturali facenti parte ai gruppi archeologici d'Italia che avevano sede a Roma. E 2 giorni dopo il terremoto è partita da Roma una squadra di intervento che poi vi spiegherò per che cosa sono andati fino in Friuli. La squadra è partita da Roma, io in quel periodo abitavo a Bologna e ovviamente trattandosi il Friuli della mia regione mi sono aggregato a questo gruppo e sono andato con loro. Arrivati in Friuli, ci hanno assegnato uno spazio per accamparsi vicino a un lago, il lago di Trasagis o lago dei Tre Comuni. Lì vedete che come ci siamo attrezzati, tende alla buona, eccetera, eccetera. Bene. Cosa siamo andati a fare? Voi sapete tutti che il Friuli è stato disastrato e quindi in quel contesto suonava abbastanza, direi, strano la presenza di volontari culturali, perché c'erano tutte le case distrutte, bisognava intervenire per queste case, bisognava intervenire sulle persone, che erano tutte disastrate, famiglie sconquassate e così via. Però Agemona del Friuli, che è stata la prima sede in cui ci hanno assegnati, richiedeva altri interventi. Altri interventi, Gemona era il paese più popoloso della zona, era anche quello più, direi, culturalmente più preparato, più di livello e quindi bisognava intervenire.
Qui vedete nella piazza davanti alla casa parrocchiale e vicinissimo al Duomo, vedete un rappresentante del comune, un rappresentante dei carabinieri e un rappresentante nostro. Queste erano le riunioni che si facevano allora per organizzarsi, per intervenire e in che cosa intervenire. Ecco, quello col cappello in mano è il nostro rappresentante che arrivava da Roma. Ecco, qui si decidevano un po' le cose. Perché? Perché il commissario straordinario che allora era stato designato, l'onorevole Zamberletti, no, ha introdotto per la prima volta un modo di procedere molto decentrato, molto responsabilizzato, principalmente sui sindaci dei singoli comuni e sulle strutture locali esistenti. Perché? Perché conoscevano molto bene la realtà locale. E quindi lui ha detto: ovviamente fate capo a me in tutto e per tutto, però prendete iniziative, decidete, fate, poi riportatemi e così via. E questa è stata un po' la chiave vincente in quella circostanza. Ecco, qui si facevano le riunioni. Vedete un'immagine di cosa era successo e vedete qui invece un'immagine di come è tornato quel posto che abbiamo appena visto. Questa è un'altra immagine del disastro che era intervenuto e così via. Ecco, vi dicevo prima a cosa siamo andati a fare. Ecco, il nostro intervento era rivolto principalmente a tre cose. Uno era l'assistenza alle persone, perché c'era bisogno proprio di un supporto psicologico sulle persone perché erano molto, molto provate da quello che era avvenuto. Secondo intervento abbiamo costituito insieme ai locali, delle ronde, soprattutto la notte, bisognava tenere sotto controllo tutte le case che erano disastrate, perché purtroppo, come succede in questi frangenti, gli sciacalli umani incominciano subito a muoversi e allora bisognava fare attenzione a che le abitazioni delle famiglie disastrate che non potevano rientrare in casa, che comunque non andassero a portare via quello che era rimasto dentro. E quindi ronde per presidiare questo aspetto. Terzo aspetto, molto importante per noi volontari culturali, era il recupero dei beni artistici che erano stati colpiti. Qui vediamo il Duomo di Gemona, come era prima e come è diventato adesso. Ecco, guardate molto bene questo rosone di cui parleremo fra un po', e vedete il Duomo come era ridotto dopo il terremoto e il campanile, vedete come sta appena in piedi, ma che poi dopo poco tempo è venuto giù anche lui. Ecco un'altra immagine del Duomo. Guardate bene questo rosone qui, questo è quello principale e quest'altro. Ecco, in quest'altra immagine si vede meglio. Vedete che questo rosone non c'è più. Era praticamente caduto, sbriciolato tutto qua per terra. E anche questi due, anche se si vedono ancora apparentemente un po' integri, ma erano mezzi disastrati anche loro con una miriade di pezzi caduti a terra. E allora cosa succedeva? Succedeva che dopo qualche giorno ha incominciato a muoversi il turismo del terremoto.
C'erano dei personaggi che non so come chiamarli, diciamo dei turisti che andavano, dei curiosi, chiamiamoli dei curiosi, che andavano a curiosare per Gemona a vedere cosa era successo, non era successo, eccetera, e poi si portavano via, cercavano di portare via i ricordini. Quindi i frammenti di questi rosoni avevano incominciato. Allora, qui noi volontari culturali siamo stati messi a presidiare questa piazza affinché nessuno andasse lì a portare via questi pezzi. Questo era un altro intervento che è durato per un po' di giorni, fin quando poi non è subentrata una certa organizzazione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è l'interno del Duomo, come è adesso questo, come era subito dopo il terremoto, e vediamo che questo crocifisso che si trovava appeso qua e scendeva giù in mezzo alla navata. Ecco, poi non è stato più rimesso lì anche perché è andato in pezzi ed è stato mantenuto così come è stato trovato ed è entrando nel Duomo attuale, nella prima cappella a destra, così com'è in memoria proprio di quell'evento che è intervenuto allora. Ecco, qui vedete la parte destra guardando il Duomo, il San Cristoforo e questo rosone che era scomparso, adesso è come lo vediamo adesso, ma ecco, questo invece era subito dopo il terremoto con tutto per terra, eccetera. Questa è una brutta immagine, ma ho voluto farvela vedere perché questa immagine è comparsa su un giornale tedesco che metteva in evidenza che alcuni volontari, mentre stanno recuperando le opere d'arte mobili del Duomo. Ecco, qui c'era scritta in tedesco. Ecco, il Duomo così com'è tornato oggi vi ho detto prima del presidio che ci è stato chiesto di fare alla piazza lì davanti all'ingresso del Duomo dove erano crollati tutti quei frammenti, eccetera, eccetera. Però si trattava di andare anche dentro. Si trattava di andare anche dentro e portare fuori, recuperare quello che era possibile recuperare. Vedremo meglio fra un po'. Questa è un'altra chiesa, vedete com'era e vedete com'era diventata, e quindi anche da questa chiesa era piena di materiale ligneo sfasiato completamente, eccetera, eccetera. Vedete qui, ad esempio, statua non c'è più, ma adesso vedremo il recupero di tutti questi beni. Vedete che ecco qui sono i volontari dei gruppi archeologici d'Italia, vedete che hanno il loro casco personalizzato, escono dalla chiesa, soprattutto da quella seconda chiesa, con tutte queste statue e quant'altro recuperati. In quella chiesa lì c'era anche un locale adiacente, adibito ad archivio storico del paese con del materiale molto importante che è stato recuperato e portato fuori. Vedete che qui è tutto al sole. Ecco la chiesa all'interno come si era ridotta. Ecco questa bellissima, simpatica, immagine di questo volontario dei gruppi archeologici che ha recuperato questo crocifisso, con la camicia fuori, la sigaretta in bocca e così via. È simpatica, però è anche drammatica vista contestualizzata nel momento in cui è avvenuto. Ecco che sulla strada, davanti alla chiesa, sia quella del Duomo che abbiamo visto, che anche di quell'altra chiesa, si sono raccolti tutti questi, diciamo, frammenti di beni che sono stati raccolti all'interno.
Perché qui l'intervento è stato immediato. Il secondo giorno dopo il terremoto, la squadra era già lì sul posto per i primi interventi. Primi interventi che venivano fatti, portati in mezzo alla strada, ma non potevano restare in mezzo alla strada, perché la notte non potevano stare lì, anche perché se interveniva una pioggia, lì rovinava tutto. Quindi quello era soltanto il punto di transito momentaneo, per appena il bene veniva da dentro portato fuori. Contemporaneamente a questa prima operazione è partita in Friuli un'altra operazione, gestita ovviamente dalle soprintendenze e da chi era preposto a questo, che si trattava di avere un luogo dove ricoverare tutto questo materiale. Per cui è stato individuato a Villa Manin di Passariano, a una cinquantina di chilometri da Gemona, una villa veneta che in quel momento non era occupata, non era utilizzata per altre cose, ed è stata destinata proprio come punto di ricovero di tutto il materiale che andava poi ripreso e restaurato. Quindi ogni pomeriggio verso sera arrivavano dei furgoni, dei camion, eccetera, sui quali venivano caricati tutte queste cose e andavano portate in questa Villa Manin di Passariano. A Villa Manin di Passariano, in prima battuta, è diventato il ricovero di queste cose, è diventato successivamente il punto di restauro di tutte queste cose, e oggi è diventato il centro di catalogazione dei beni artistici della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi con il tempo si è data una sua continuità di utilizzo conseguenziale. Ecco, questo è il castello come era allora, e il castello ovviamente non era occupato, era vuoto, ed è stato l'ultimo bene architettonico recuperato. Infatti oggi è ancora così, con la gru in cima al castello, perché il cantiere è ancora in corso, ma si spera che venga ultimato entro, diciamo, l'anno prossimo. Doveva già essere l'inaugurazione nel 2020, e ovviamente è andato tutto a pallino, e ancora i lavori sono. Il castello verrà poi occupato dal comune e così via. Bene, questa è la prima mia esperienza. Ho fatto 2 settimane su 2 settimane non continue, in 2 tempi diversi, perché il gruppo di volontari culturali che partivano dai gruppi archeologici, sono la maggior parte da Roma, ma anche da tante altre città, d'Italia, formavano dei gruppi di una settimana per turno, e l'intervento è durato 2 mesi, in grosso modo. È stata ovviamente un'esperienza molto. Seconda esperienza che ho vissuto nel 97, il terremoto in Umbria e nelle Marche, in particolare nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Vedete che è la cupola affrescata, così com'era prima. Poi ricorderete tutti questa immagine degli affreschi della cupola che sono crollati, anzi è una parte solo crollata, qui vedete questa parte superiore, e tutto questo calcinaccio che è venuto giù in mezzo alla chiesa, cosa è stato fatto? Diciamo che c'è stata una prima decisione molto saggia
che è stata quella di recuperare tutti i calcinacci e non buttarli via. Li hanno messi tutti i calcinacci in 600 cassette. Vedete qua dietro queste pile di cassette che in quel momento che è stata fatta la foto erano ormai vuote. Sono state riempite 600 cassette di questa portata, 600, messe nei sotterranei della Basilica, e poi lì passavano i mesi e cosa fare, cosa non fare. Qualcuno ha avuto l'idea anche lì di chiedere ai gruppi archeologici d'Italia di dare una mano. Quindi vedete che siamo... I gruppi archeologi d'Italia ovviamente sono gruppi che appassionati di archeologia e cose del genere, ma sia per quanto riguarda il Friuli che anche per quanto riguarda qui di archeologia non c'è nulla. Però è un intervento di volontariato culturale. E anche lì sono state fatte delle squadre, la maggior parte provenienti da Roma, da Milano e da Torino. Qui la squadra di Torino è composta di 3 persone. E anche qui a turni di una settimana ci si dava il cambio perché ovviamente è un lavoro piuttosto alienante. Cosa si doveva fare? Cosa si è dovuto fare? L'obiettivo era passare tutte quelle 600 casse, frammento per frammento all'interno della cassa e scindere quello che potevano essere dei residui di affresco, dei resti di affresco anche minimali, dal calcinaccio vero e proprio da buttare e mettere da parte tutti questi frammenti. Abbiamo raccolto tutti questi frammenti, poi a fianco a noi c'era una squadra ovviamente di specialisti, di restauratori che prendevano tutti questi frammenti e li ricomponevano e è stato recuperato praticamente un po' tutto. Ecco, vedete questi frammenti che venivano raccolti e il resto invece andava buttato via. E che cosa alla fine si è ottenuto? Si è ottenuto che questa parte crollata è stata in buona parte ricostruita con tutti questi frammenti. La ricostruzione ovviamente è avvenuta a terra, poi per degli scomparti ben delineati sono stati riposti al loro posto e fissati, eccetera. Una piccola parte purtroppo non è stata possibile recuperare e quella piccola parte ci ha aiutato la tecnologia. Perché siccome c'erano le immagini precedenti al crollo, con la tecnologia sono state formate delle immagini che sono state proiettate in quella parte mancante. Quindi entrando in chiesa adesso praticamente si rivede tutta la volta così com'era all'origine. Ecco, e questa è stata un'operazione molto, molto, direi, importante perché se non fossero intervenuti i volontari, queste 600 casse forse sarebbero ancora lì, perché sarebbe diventato difficile investire in denaro 3 mesi di lavoro di una ventina di persone, eccetera, eccetera, per fare un lavoro del genere. Sarebbe stata un'impresa non facile. Comunque, il volontariato ha fatto questo e grazie a loro. Terzo intervento di cui ho fatto parte è l'alluvione in Piemonte nel 2000. Voi sapete, nel 2000 il centro Piero della Francesca è stato invaso dalle acque che sono esondate dalla Dora. E il centro della Francesca hanno riempito tutte le aree sotterranee. E in una di queste parti sotterranee
c'era tutto l'archivio delle tesi di laurea dell'Università di Torino, che sono andate tutte sott'acqua. E allora qui la soprintendenza archivistica di Torino ha chiamato il gruppo archeologico torinese ad un intervento di salvaguardia di questo patrimonio, delle tesi di laurea di tutti i neolaureati di Torino, del Piemonte e di quant'altro. E cosa siamo andati a fare? Ecco, di questa esperienza non ho purtroppo immagini, ve le raccolto brevemente e poi passiamo all'ultimo intervento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che abbiamo costituito anche qui una squadra di volontari che a rotazione, a turno, andavano lì al centro Piero della Francesca, recuperavano questi libri che erano stati estratti dalla melma. E uno per uno, sotto rubinetti di acqua corrente, bisognava ripulirli in tutti i modi, ripulirli di sana pianta. Ripulirli, poi venivano messi in un'area a forte ventilazione per asciugarli alla bella meglio, e poi di lì sono stati portati in una struttura a San Mauro Torinese, in un capannone, in area, in zona refrigerata, perché comunque quell'umidità che restava su quei volumi non doveva creare muffa e quindi venivano mantenute a temperature molto basse, per procedere poi successivamente al recupero totale con interventi di altra natura. Però anche questo è stato un intervento di salvaguardia che doveva essere fatto subito, subito prima che l'acqua intaccasse. Quarto e ultimo intervento, un intervento di protezione civile per la tutela e salvaguardia dei beni archeologici. A Torino, il gruppo archeologico torinese ha individuato un'area della città romana di Torino, Augusta Taurinorum, che era un po', diciamo, abbandonata. Ed è la torre angolare della Consolata, che penso che tutti di voi conosciate, il tratto delle mura romane di Via Egiti e il tratto dell'ufficio di Igiene. Abbiamo operato lì negli anni 95, 96, 97, grosso modo. E vi faccio vedere che cosa. Allora, innanzitutto questa città romana, questa è Via della Consolata, questo è il tratto del palazzo dell'Ufficio Igiene, questo è l'angolo dietro la Consolata e quest'altro qua è questo qui, è il tratto di Via Egidi. Ecco, sono un po' le ultime vestigia rimaste visibili di Augusta Taurinorum. Ecco, qui siamo sull'ingresso laterale della Consolata. Vedete questa scalinata, questa piazza, e la torre è qua. La torre è qua, adesso la vediamo meglio. Ma intanto focalizzate questo posto perché ci torniamo dopo. Ecco la torre. Ecco, e qui la squadra del gruppo archeologico torinese che è all'opera per la pulizia. Allora, come era ridotta questo sito, questo luogo? Era ridotto che era diventata una discarica, pieno di qualsiasi cosa, piena di tutto, eccetera, eccetera. Allora, i soci del gruppo archeologico si sono detti, si sono chiesti perché delle vestigia romane devono restare in questa condizione. E abbiamo fatto un calendario di interventi, un intervento al mese, a volte anche due, dipendeva un po' dai periodi, e la domenica mattina, quindi tutti questi
signori, questi volontari e signore anche, c'erano anche ragazze e signore che venivano volentieri. La domenica mattina passavamo 3-4 ore lì a lavorare, a pulire. Ecco, in quel periodo l'unico segnale evidente di che cosa era lì era questo cartello. Qui vediamo già una situazione abbastanza pulita. Ecco, qui invece incominciamo a vedere che cosa in parte si vedeva. Si vedeva in quel contesto, guardate un po' com'è. E questo lavoro è andato avanti per 3-4 anni, eccetera. Con il permesso del comune, il permesso dell'Amiat, il permesso di non so chi altri, comunque avevamo chiesto, anzi, con il comune era stata sottoscritta una convenzione per poter intervenire. Quindi eravamo in regola su tutto. Però dopo 2, 3 anni e più che abbiamo andato lì, abbiamo ovviamente focalizzato bene il posto e ci siamo chiesti: ma fino a quando dobbiamo andare avanti così? Perché noi pulivamo. Ma il mese dopo non è che fosse pulito come l'avevamo lasciato il mese prima. Era continuamente un riciclo di sporcizia che... Questo in particolare, prima di andare avanti, è un fognolo. In pratica era un canale di scarico della città che scaricava fuori dalle mura l'acqua bianca, nera e così via. Ecco, allora, vedete questa piazzetta? Qui siamo sulla via Consolata. Qua è via Giulio. Qua è via Giulio. Via Giulio è parallela col Sorregina. Quindi qui, per chi conosce un po' la zona, c'è sempre un venticello che arriva dalla Valsusa che tira continuamente lungo questa direttrice. E quindi cosa succede? Che questa pavimentazione non ha nessun bordo al limite dell'area archeologica. Per cui qualsiasi cosa che cadesse in questa piazzetta, con il vento che tirava andava a finire là dentro, non c'era scampo. Poi ovviamente c'erano quelli che passavano di lì e buttavano dentro tutto quello che non gli serviva. Poi c'erano anche sulla scalinata qua di fianco della via Consolata, alla sera, alla notte c'erano quelli che si drogavano e che poi buttavano tutto lì dentro, e quindi lì dentro era un continuo buttare rifiuti. Il comune, l'unica cosa che è riuscito a fare è sostituire quella descrizione di prima con questa, e noi dopo 3 anni siamo tornati al comune, perché fra l'altro scadeva la convenzione che avevamo sottoscritta con loro, si trattava di rinnovarla, ma gli abbiamo detto: ma noi andiamo avanti, ma abbiamo individuato una serie di interventi utili a fare in modo che questo non succeda proprio tutti i mesi, tutti i mesi. E avevamo indicato la riparazione della cancellata della torre, perché c'era una cancellata che lì poteva entrare chiunque. Poi la dotazione di uno zoccolo verticale. Vi ricordate che vi ho indicato quella piazzola che poi il vento faceva scivolare tutto all'interno? Mettiamo uno zoccolo verticale in modo che non vada dentro tutto, che poi, che peraltro, i netturbini che penso che quasi tutti i giorni passano a pulire quella piazzola, no, portino via quello che va ad appoggiarsi allo zoccolo.
poi di mettere una recensione in via Editi, applicare una illuminazione adeguata a quest'area, perché di notte era ed è ancora completamente buio, poi lo vedremo, poi l'installazione di una videocamera e mettere una nuova cartellonistica, direi che sia adeguata all'importanza di quel posto. Ecco, vedete queste due ultime immagini, sono due immagini fatte pochissimi giorni fa da parte di uno che è presente, no? E quindi vedete che l'illuminazione non esiste, non esiste, l'ambiente è buio e quindi in queste scalinate della consolata che ci sono qua c'è sempre quel movimento notturno che poi buttano giù tutto. Infatti l'area che era più ricca di siringhe era questa qui in fondo. E quindi abbiamo detto al comune, se non fate qualche cosa, noi la piantiamo lì, perché non si può mica andare avanti per 10 anni, 20 anni, 30 anni, che tutte le domeniche noi andiamo lì. Cioè, va bene fare i volontari, no? Però non possiamo né sostituirci a nessun altro, ecco, soprattutto, e neanche e fare delle cose che possono essere evitate con dei piccoli interventi. E allora, ecco che proprio in quella circostanza lì è nata un po' l'idea di costituire un nucleo operativo permanente per operare sia nei momenti di calamità, come abbiamo visto prima, un terremoto, un'alluvione e quant'altro, e sia anche in momenti, direi, normali, no? Tipo quest'area qui della città romana, in tempi normali è giusto che siano salvaguardate, che siano monitorate, come volontari del gruppo archeologico abbiamo detto lo facciamo volentieri, ma se si interviene adeguatamente. E qui io mi fermo perché a questo punto subentra l'attività che vi abbiamo illustrato la volta scorsa e che la volta prossima andremo a riprendere illustrando tutte le schede, tutti gli interventi che abbiamo messo in atto in questo periodo e che vorremmo ovviamente ancora ulteriormente sviluppare. Grazie.